Bravo. Salve a tutti, buonasera. Io sono Federica Mariani, lui è riuscito a spoilerare la cosa, me l'ero immaginata un po' diversa, però a quanto pare ho deciso di metterla qua. Vabbè, giusto per farvi capire un attimino il mio background, io mi laureo in filosofia a luglio dell'anno scorso in realtà, e attualmente il mio ambito di ricerca, il mio ambito di studio è la filosofia dell'informazione, che è una corrente filosofica che nasce negli anni 90, peraltro per opera di un italiano, Luciano Floridi, e Oxford gli ha dedicato una cattedra apposta e si occupa appunto di problematizzare, criticare, perché poi la filosofia alla fine è critica, però in senso positivo, il digitale. Poi, sempre nel 2017, in realtà conobbi prima le criptovalute, poi decisi di approfondire le mie conoscenze finanziarie. Ho seguito un corso di trading sul Forex, seguita appunto da trader professionisti. Questo mi ha fornito delle basi per poter affrontare questo discorso anche da un punto di vista finanziario. Poi la cosa curiosa è che nella finanza c'è molta filosofia, e anzi forse è una delle poche discipline in cui il pensiero orientale e quello occidentale si incontrano e vanno d'accordo, quindi l'ho trovata una disciplina molto affascinante. E infine faccio attualmente, assieme ai miei colleghi, che sono molto contenta che siamo venuti qua stasera, un master in progettazione e management dei multimedia per la comunicazione. La mia idea sarebbe quella appunto di diventare un project manager con particolare attenzione al settore della blockchain. Poi bisognerà aspettare una certa maturità di mercato, però l'idea già c'è. Allora, quello di cui vi parlerò oggi è forse l'applicazione, se vogliamo, un pochino più noiosa della blockchain, nel senso che più che andare a innovare un concetto, va a innovare una pratica, ovvero va a sveltire quelli che sono i tempi e i costi di quelli che sono gli investimenti tradizionali e alcune operazioni tradizionali. Il termine tecnico è appunto asset tokenization, ovvero, o meglio, lo capiamo dopo, proprio perché ho fatto delle slide che cercassero di spiegare innanzitutto che cos'è un token e che cos'è un asset. Penso che sia anche andata bene, perché magari qualcuno di voi già lo sa, però vedo che ci sono dei volti nuovi, di conseguenza cerchiamo di essere un minimo divulgativi. Allora, che cos'è un token? Per prima cosa dobbiamo pensare qual è la traduzione italiana di token. La traduzione italiana di token è gettone, limitativa ma efficace, nel senso che quando noi ci immaginiamo quelle monetine che viaggiano su una blockchain, ci immaginiamo dei gettoni. Il token, se vogliamo, è quello. Non è assolutamente una moneta, il concetto è molto più... è molto più complesso. Quello che interessa a noi stasera è dare una definizione funzionale a questo discorso, ovvero, nella sua accezione di ampio respiro, il token è un'unità quantificata di valore. Data la sua natura estremamente generica, può rappresentare un'ampia gamma di valori che vanno ben oltre quello monetario. Noi attualmente, ad esempio, quando pensiamo a un'unità quantificata di valore, pensiamo ai 5 euro che abbiamo in tasca. 5 euro, ad esempio, sono un'unità quantificata di valore, determinano un valore. Che tipo di valore? Un valore prettamente monetario. Ma esistono tutta un'altra serie di valori, esistono quelli che sono dei valori culturali, quelli che sono dei valori sociali, quelli che sono ad esempio dei valori, anche ad esempio il capitale naturale, un'oasi protetta e varie ed eventuali. Un token, data la sua natura molto generica, è in grado di rappresentare anche questa forma di valore, per questo lo definiamo polivalente. Facciamo un esempio blando, perché detto così capisco, vedo già un pochino di faccia così nella fila, nelle retrovie. Vi faccio un esempio: poniamo che io faccia parte di un'associazione che si pone come obiettivo quello di tutelare i diritti delle donne. Potrei autofinanziarmi emettendo un token che rappresenta quali valori? Dei valori etici. Questo è molto importante, perché noi parliamo di tutta una serie di valori che non siamo in grado di quantificare se non tentando appunto una quantificazione monetaria, ma non è sufficiente. E, appunto, un token dunque è polivalente, può rappresentare più valori ed è fungibile e scambiabile. Questo è molto banale, può essere scambiato all'interno del suo ecosistema di riferimento, può servire appunto da valuta di scambio e da moneta. La tokenizzazione che cos'è? Beh, il token, abbiamo detto, siccome può rappresentare una gamma di valori che la moneta normale non è in grado di rappresentare, significa che li può rappresentare ex novo. Quindi noi prendiamo ad esempio un capitale naturale, quello che può essere una riserva in Svezia, una riserva naturale, io sono in grado di mettere il famoso gettone che vada a rappresentare quel valore naturale. Allo stesso modo può anche rappresentare, qua il gioco diciamo che c'era molto più semplice, tutta una serie di valori che già attualmente esistono, che sono quelli appunto, banalmente, Bitcoin vuole rappresentare un valore monetario, ad esempio, non è che si ponga obiettivi di,
di tipo diverso, ma i token di cui parleremo noi stasera sono dei token un pochino più noiosetti, nel senso che non è che sono tanto rivoluzionari, però rappresentano degli asset, il valore di asset che attualmente già esistono. E dunque, siccome abbiamo introdotto questa parola magica, spiego dubbio. Tornando all'esempio degli immobili, gli immobili hanno un problema, che è quello della liquidità. Ripeto, lo metto in vendita, le tempistiche sono decisamente lunghe, e per quanto riguarda i costi, penso che chiunque si sia mai seduto in uno studio notarile, mi sia venuto 2 o 3 infarti rendendosi conto di quello che costa, capisca appunto perché questo asset non è liquido e non sta bene. E peraltro è un problema, perché gli immobili hanno una capitalizzazione di mercato di 271 trilioni di dollari, il che significa che sono l'asset più ricco, diciamo, maggiore capitalizzazione di mercato. Ecco, questa qui è un po' la parola chiave, dove noi riusciamo a risparmiare in tempi e costi della transazione, di conseguenza dove il problema poi è fondamentalmente il medium, ovvero il garante della transazione, arriva la blockchain che ci dà una mano, perché ci dice: beh, guarda, per quanto riguarda i tempi, una transazione sulla blockchain, a meno che non l'abbia costruita io, però per fortuna non è così, dovrebbe essere abbastanza rapida. Per quanto riguarda i costi, le fee, i costi di transazione, appunto, sono irrisori. E allo stesso tempo, però, che cos'è la blockchain? La blockchain è un garante, fa il lavoro di un notaio, un pochino meglio. Adesso, se c'è qualche notaio in sala, vedo i cazzi miei, però diciamo che fa il lavoro di un notaio un pochino meglio, perché è un garante, è un database distribuito, tu non puoi modificare il record, non puoi modificare quello che è avvenuto in tot ora, in tot data, a meno che tu non possa, o meglio, prendere il 51% della rete e modificare la cosa, che è estremamente dispendioso. E allo stesso tempo, quindi, nel momento in cui una transazione è lì, non può essere modificata, è un dato di fatto. Fa il lavoro di un notaio, lo fa molto meglio. Però c'è un problema. Qual è il problema? Che nel momento in cui io voglio che questo valore qui, il valore che rincarna ad esempio un immobile, una materia prima, un metallo prezioso, possa usufruire dei vantaggi della blockchain, di conseguenza non debba più passare per un notaio, ma possa passare per il notaio blockchain, devo consentirgli di entrare in questo ecosistema. Come faccio? Creo il famoso token, il famoso gettone, che noi ci immaginiamo appunto essere un gettone, che a sua volta rappresenti il valore di questo immobile, delle materie prime, dei metalli preziosi che si voglia. Ma allora, però io vorrei capire se qua mi ha sbagliato. Esatto. A questo punto introduciamo il concetto che ci interessa. Il concetto che ci interessa è quello di asset backed token, che è una parolona inglese che sinceramente mi dà anche fastidio pronunciare, perché obiettivamente pesante, però la traduzione italiana ci sarebbe bisogno di un altro talent garden, di conseguenza vi passi questa: è un asset digitale basato su blockchain, il cui valore rispecchia l'andamento di un asset, io ho detto non digitale, detto sottostante. Ho utilizzato non digitale come termine perché è abbastanza elastico, abbraccia, diciamo che abbraccia vari ambiti, però prendetelo sempre con la manica, perché poi si può, dicevamo, un token è polivalente, quindi può rappresentare qualsiasi cosa. Perché dicevo che è una parte un po' noiosa, se vogliamo, una delle applicazioni meno innovative della blockchain, benché utile, perché una definizione di questo tipo, ovvero un asset che rispecchia il valore di un sottostante, la trovate per un'altra miriade di strumenti finanziari, gli strumenti di derivati, ad esempio contratti per differenza, non fanno altro che emulare il comportamento di un sottostante. Abbiamo detto, è utile perché? Perché risparmiamo per quanto riguarda i costi e risparmiamo per quanto riguarda le tempistiche, però poi si apre tutta un'altra serie di sfide, secondo me molto interessanti. In primo luogo, ma perché io dovrei tokenizzare il valore di un immobile piuttosto che di un altro bene? Beh, innanzitutto capiamo una cosa, siamo in un periodo storico, ovvero 2018, in cui la blockchain, bene o male, almeno una volta è entrata nell'orecchio di tutti. Tutti hanno capito, magari c'è chi ti dice che Bitcoin fallisce domani, ma è difficile che si metta in dubbio l'utilità della blockchain, il valore aggiunto della blockchain. C'è un problema però, attualmente gran parte degli asset, quindi quelli che noi comunemente, volgarmente definiamo criptovalute basate su blockchain, tengono lontano una massa di investitori importanti, che non sono gli investitori retail, ma ad esempio parliamo di investitori istituzionali o meno, perché va bene, la blockchain è bella, è fantastica, peccato che io, ad esempio, se dovessi gestire un fondo pensione negli Stati Uniti, non andrei mai a investire in Bitcoin, in Ether, piuttosto che in qualsiasi altra tipologia di asset. Perché? Perché è troppo volatile. È anche pace che un giorno, come è successo a gennaio, tocchiamo i 20.000 e adesso siamo intorno ai 6.000, non lo so. È una forma di investimento che affascina, ma tiene abbastanza distanti. Dico, beh,
Perché dovremmo tokenizzare? Perché token è anche prova inequivocabile della proprietà. Però qua introduciamo un po' di concetti che vanno approfonditi dopo. Significa che nel momento in cui, ad esempio, io Federica Mariani rilascio, ho ad esempio una coltivazione di pomodori, decido di mettere un token che deve rappresentare, ad esempio, un token, una scatola di pomodori. È prova inequivocabile di proprietà perché tu, nel momento in cui possiedi quel token, almeno sulla carta, sei anche proprietario della mia scatola di pomodori. Puoi reclamare il sottostante. Significa che o quel token lì te lo scambi, ci fai un po' quello che vuoi, fai il cassettista, te lo tieni, te lo dimentichi, oppure mi dici Federica, mandami la tua scatola di pomodori, perché è prova inequivocabile di proprietà. Chiaramente, per quanto riguarda i pomodori, non gliene frega niente a nessuno. Quando parliamo di asset come oro, diamanti, quindi magari metalli preziosi, piuttosto che immobili, la cosa diventa più interessante, ma allo stesso tempo un po' più complessa. Per quanto riguarda i vantaggi, rimozione del middleman, l'abbiamo spiegato, che poi rimozione non è corretto, non è che viene rimosso il terzo uomo, viene sostituito da una tecnologia, la blockchain che fa da garante. E nuovi canali. Perché ovviamente se io precedentemente per poter investire in, ad esempio, immobili, perché poi ci sono due maniere per investire in immobili, no? Ad esempio posso andare, compro la casa, l'affitto agli studenti in crocetta, male perché la reddo anche abbastanza male, se no posso anche passare per delle banche, per degli istituti che mi consentono di investire sul paniere immobiliare. Chiaramente tutta quella trafila lì che io da millennials già lontano dico no, non mi far passare per delle banche, per queste robe qua, può essere sostituita che cosa? Da un telefono, da uno smartphone, una forma di investimento che tu puoi fare così. Ed è molto, molto più semplice. Frontiere globali. Frontiere globali è un ossimoro voluto perché? Perché obiettivamente frontiere globali significa che non ci sono frontiere. Significa, tornando ad esempio dell'immobiliare, che se io voglio investire su degli immobili o su un paniere di immobili ad Hong Kong piuttosto che in America, piuttosto che a Barletta, sono assolutamente libera di farlo perché internet fa questo, distrugge le frontiere e crea dei nuovi canali di comunicazione. Questo può anche servire come una forma di autofinanziamento importante, ricordiamolo, perché a quello serve. Appunto, dicevo, prospettive di investimento e autofinanziamento innovative. Perché anche io dovrei, non ragioniamola dal punto di vista di chi investe, proviamo a pensarla dal punto di vista di chi decide di farsi investire, che poi un po', mi rendo conto, può sembrare chissà che cosa, perché beh, è anche una maniera di autofinanziarsi. Voi considerate che un asset non è soltanto un immobile o oro, argento e chi per l'oro, ma può essere anche un vigneto, può... Questa slide l'ho intitolata Vecchi concetti e nuove tecnologie. Perché? Beh, perché comunque, come dicevo, il concetto in realtà sono delle cose che noi già troviamo, perché ad esempio se io sono un'azienda e decido di emettere le mie azioni, tu vuoi comprare le mie azioni perché pensi di poter in un certo senso speculare sul mio lavoro imprenditoriale o manageriale, non è che stai facendo qualcosa di molto diverso nel momento in cui decidi, a seconda poi del progetto, di acquistare un token per quanto riguarda, ad esempio, torniamo all'esempio del famoso vitigno piuttosto che della famosa azienda. Poi certo c'è sempre un vantaggio, nel senso che si prende il meglio di entrambi i mondi, è un'unità di conto, può rappresentare valori che noi prima non eravamo in grado di rappresentarci, se non potremmo dire anche rappresentare valori che attualmente esistono, è nel nostro caso, ma è anche un mezzo di scambio. Troverete ad esempio moltissimi progetti che vi consentono semplicemente di poter utilizzare anche quel token, non semplicemente per avere una rendita che diventiamo tutti miliardari con le Lamborghini, ma anche per poterli poi utilizzare all'interno dell'ecosistema di riferimento. Sotto questo punto di vista è molto simile a una moneta, ma dall'altro lato è anche molto simile a un investimento di capitale. Qual è la differenza tra un'azione e una moneta? La differenza tra un'azione e la moneta è che io la moneta vado da Starbucks, mi compro il caffè, però tra un mese quei 5 euro non valgono né più né meno di 5 euro, sono comunque 5 euro. Un'azione, ad esempio, reincarna comunque una forma di valore, non vado da Starbucks a pagare in azioni. Un token, bene o male, è suscettibile di incremento o decremento nella sua accezione del generale, in questo caso un po' di meno perché deve rispecchiare il valore del sottostante, però è anche un'unità, un mezzo di scambio. Di conseguenza cerca un pochino di prendere il meglio di entrambi i mondi. C'è soltanto un problema che ci si dovrebbe porre. Allora, io emetto un token che deve ad esempio rappresentare un paniere immobiliare, ok, piuttosto che un edificio, ok.
dov'è l'effetto della domanda? Nel senso, c'è una legge sacrosanta del mercato che ti dice che se cresce la domanda, generalmente cresce anche il prezzo. Da chi viene accusata? Nel senso, pensateci un attimino. Io ho 18 case a Torino e decido di emettere dei token che ti garantiscono che il cui valore è coperto da quelle 18 case a Torino. Se c'è richiesta di questo gettone, se c'è richiesta del token, ci dovrà essere da qualche parte un incremento di prezzo, o meglio, ci dovrà essere da qualche parte l'effetto di questa domanda. E dall'altra parte non posso nemmeno immaginare di sganciare eccessivamente il valore del token dal sottostante, perché allora lo chiamiamo con un altro nome, non è più un token coperto dal valore di un sottostante, soprattutto viene a mancare una delle condizioni fondamentali che citavo prima. Chi ci potrebbe investire in questo? Cioè, chi ci vuole investire, ad esempio, in questa forma di investimento? E chi vuole avere un investimento sicuro e prendersi della blockchain i lati positivi? Un garante che ci piega molto meno e che costa molto meno. Ma non voglio volatilità, non voglio oscillazioni di prezzo eccessive. Voglio un 3% o un 4% annuo, non mi interessa di più. Poi per carità, nel senso, anche per fare un esempio pratico, noi siamo italiani, veniamo da una tradizione socialista, in un certo senso di assistenzialismo statale, che fa sì che alcune cose magari le percepiamo meno. Ad esempio, per quanto riguarda le pensioni, ci sono degli stati, uno tra tutti l'America, ma molti altri, e a questo punto però sorge una domanda, nel senso, io sto andando ad acquistare o comunque ad investire su qualcosa che mi deve garantire una rendita e dei dividendi in base al lavoro imprenditoriale di altre persone. È una maniera carina per dire che sono delle azioni, cioè una maniera carina per chiamare un'altra cosa come delle azioni piuttosto che come delle obbligazioni. E questo qua sarà poi fondamentale o comunque abbastanza interessante per quanto riguarderà anche l'approccio giuridico, sì, direi più che altro giuridico, per quanto riguarda lo statuto di questa forma di investimento. Non è una cosa da poco, se tenete conto che attualmente in America c'è la Security Exchange Commission che si è alzata, che è un po' la CIA della finanza, sono quelli che vanno e decidono se tu meriti di essere messo dentro perché sei un evasore fiscale o meno, che dicono no, potrebbe essere una security. Che cos'è una security? Una security, ad esempio, è un'obbligazione o un'azione. Io vado, acquisto quella roba lì perché spero che il tuo lavoro imprenditoriale e manageriale domani mi faccia comprare 18 Lamborghini. Per cui è possibile che gran parte dei progetti di questo tipo, data anche l'analogia con forme di investimento tradizionali, perché obiettivamente sono molto simili, possano essere poi considerate delle security e di conseguenza tassate, l'approccio sia molto simile alla tassazione, ad esempio, nei confronti delle azioni o comunque titoli simili, oppure possono essere considerate delle utility. Beh, però l'utility è molto diversa. Utility è ciò che ti permette di avere accesso a un servizio. Security è una forma di investimento assolutamente comune, già presente. Dipenderà da progetto a progetto, si spera che questi vengano un pochino trattati meglio, anche se attualmente il clima non sembra volerci indicare questa strada. Ad esempio, una notizia da poco, che la SEC, ripetiamo, la CIA della finanza, sta perseguitando Ethereum. Ethereum presumo lo conoscete tutti, perché lo vogliono far passare per una security, lo vogliono far passare per la distribuzione di azioni, quando secondo me è abbastanza inverosimile. Quando tu hai l'Ether, sì, è vero, ci saranno dei presupposti speculativi dietro l'acquisto di quella determinata cripto, però di base consente l'accesso a un servizio che è una grande macchina virtuale, un grande computer che ti deve consentire appunto di poter fare un po' quello che vuoi da un punto di vista informatico a livello distribuito. E queste saranno un pochino, secondo me, le questioni che andranno a frenare o comunque che necessiteranno che questo mercato venga regolamentato. Perché però ho deciso di parlarvene? Perché non è una cosa che sta soltanto qui, è considerato già uno dei trend fondamentali o comunque principali per quanto riguarda la blockchain, sia nel 2018, 2019 e via dicendo. È una forma delle sue applicazioni più noiose, se vogliamo. Ripeto, non c'è niente di innovativo dal punto di vista concettuale. Dico anche ben venga, perché dove la blockchain magari non innova a livello concettuale, ma è in grado di sveltire per quanto riguarda tutta un'altra serie di cose, ovvero intermediazione e costi, non vedo perché questo non debba avvenire. Appunto, abbiamo tutta una serie di sfide. La prova del 9 l'ho chiamata così perché secondo me poi alla fine è quello che andrà a determinare la differenza tra un progetto vincente e un progetto che vincente non ho. Garanzie sul mondo reale. Io, Federica, vi propongo nuovamente la mia scatola di pomodori o il mio paniere di immobili, qualora riuscissi a comprarmi 18 case a Torino.
Chi mi garantisce che però il sottostante esiste? Ora, non consideratelo magari in relazione al nostro territorio, che vado magari in Corso Marconi e vedo se il sottostante esiste, ma prima abbiamo detto che apriamo tutta una nuova serie di frontiere globali. Se io voglio andare a investire a Hong Kong, sì, è vero, tutto bello, sono libera di farlo. Chi mi garantisce però che quella roba lì c'è, che non mi stanno truffando? Di conseguenza sarà necessario, in un certo senso, creare tutta una rete, tutto un sistema di audit, perché saranno audit, finalizzati a capire se quell'investimento lì effettivamente esiste. Allo stesso tempo ci sarà bisogno di una certificazione continua della qualità. Una volta che io ho certificato che quell'immobile lì esiste, non ti stanno vendendo una scatola di peluche al posto di un paniere immobiliare, chi mi dà la garanzia che non ci sia un incendio domani e che di conseguenza l'asset non sia degradato o degradabile? Quello lì sono tutta una serie di problemi che attualmente vengono risolti, secondo me, un po' tagliati con l'accetta, nel senso fanno audit ogni 3 o 4 mesi a seconda del progetto. Dico tagliati con l'accetta perché la blockchain va a disintermediare, a sveltire, noi abbiamo nuovamente bisogno, almeno per questo ambito, sotto questo punto di vista, di un intermediario di carne ed ossa che deve arrivare lì con la valigetta e garantirti X e X cose. E questo appunto dovrà essere risolto dalle infrastrutture, però appunto non è che la risolviamo soltanto a livello di blockchain, dobbiamo aspettare che molti altri settori divengano più maturi. A me ad esempio è venuta in mente sicuramente l'industria 4.0 e la multi-blockchain communication. Prendiamo ad esempio una delle peculiarità della blockchain, il fatto che sia in grado, torniamo all'esempio del vitigno, quindi del vino DOC, di tracciare passo per passo la produzione di quel determinato vino, no? Il vino è DOC perché la blockchain mi consente di tracciare l'uva da dove viene, tutte le varie fasi di produzione e tot. Io sono un investitore giapponese, decido che voglio investire in questo vitigno, via dicendo, e far comunicare ad esempio questo, ovvero certificami la qualità, come con un sistema multi-blockchain, con un sistema ad esempio di tracciamento del prodotto, potrà essere molto utile, perché non ho bisogno ogni volta dell'omino con la valigetta che mi va ad assicurare che quello su cui io sto investendo è effettivamente ciò su cui io volevo investire. Ma tutto questo verrà probabilmente risolto dalla tecnologia e dalla comunicazione tra varie tecnologie. Industria 4.0, un asset che cosa può anche essere? Un asset può essere ad esempio, facciamo finta che io sia un'azienda che fa stampanti 3D, faccio delle stampanti 3D innovative che non stampano più in plastica, ma mi serve tutta un'altra serie di materiali. Bene, quelle stampanti 3D sono degli asset aziendali. Sono degli asset aziendali su cui, volendo, io potrei creare nuovamente dei token che ne rappresentano il valore. Non so chi ci va a investire, magari sarà più per il business to business come direzione, però qualcuno potrebbe farlo. Beh, l'industria 4.0 comunque ci consente di avere tutta una gamma di informazioni per quanto riguarda quelle famose stampanti 3D che fanno cose incredibili, che possono essere messe in comunicazione con tutta un'altra serie di ecosistemi e darmi delle informazioni continue sullo stato di salute dell'asset su cui io sto andando ad investire, e questa potrebbe essere una prospettiva. Poi ho messo data analytics perché è uno di quei termini fighissimi che sembra che dove lo metti ci sta sempre bene, però effettivamente sarà necessario che tutta questa mole di dati venga interpretata. La regolamentazione. Beh, io prima ho insistito un pochino sullo smartphone, no? Sul fatto che questa forma di investimento si possa poi fondamentalmente aprire a chiunque. Se io adesso mi devo ragionare come una ragazza di 24 anni che pensa di dover fare un investimento immobiliare, trovo molto difficile acquistare una casa per poi affittarla e arredarla male. Scusate, c'è un pochino qua con gli arredi torinesi, però arredarla male e affittarla degli studenti. Però allo stesso tempo, se dovessi pensare a una forma di investimento differente, quindi andare ad esempio passare per banche, intermediari, fare una forma di investimento su un paniere immobiliare, mi metto le mani nei capelli. Lo smartphone e il token mi consentono di farlo più velocemente. Però qual è il problema? Che all'apertura di determinati canali, ovvero sì, tutti possiamo verosimilmente investire, non segue una piccola cosa, l'alfabetizzazione finanziaria, cioè il fatto che tutti possano investire verosimilmente in determinati asset non implica affatto che ci sia una cultura finanziaria tale da poterlo fare, perché sì, tu stai acquistando un token, però quel token lì, nel caso dell'immobile e delle materie prime, rispecchia il loro valore. Qual è il problema? Che se tu non capisci niente di immobili, di materie prime piuttosto che di metalli preziosi, stai comunque facendo un investimento fallimentare, un investimento che potrebbe condannare il tuo portafoglio. Di conseguenza sarà necessario creare
tutta una rete, tutto per tutelare gli investitori. Sì, adesso vi voglio appunto parlare un pochino di qualche case study che ho preso, no? Sono tutti diversi e sono un pochino basati su quello che dicevamo prima, ovvero immobili, materie prime, e poi un altro che è lì a sorpresa perché lo amo e lo odio contemporaneamente, di conseguenza ho dovuto metterlo. Questo è appunto Pecunio, che è un bel progetto ed estremamente complesso, nel senso, ho avuto modo di analizzarlo, devo poi far uscire un report a breve. Però loro che cosa fanno? Loro si sono resi conto, un po' come dicevamo prima, che l'oro, bene o male, è uno di quei beni che fa sempre gola a tutti. Di conseguenza hanno detto, come posso tokenizzare l'oro? Beh, nel loro caso, ad esempio, mi pare che un token equivalga forse a un grammo d'oro, adesso non mi ricordo. Però loro appunto offrono questo prodotto finanziario. Poi, tornando forse anche al discorso di prima, qual è il loro target di riferimento? Il loro target di riferimento è chi investe da una vita, vuole approcciarsi alla blockchain, ma non lo fa perché se la fa sotto, perché è troppo volatile, perché non piace questa cosa qua. A me in realtà eccita tantissimo, però a quanto pare a molte persone fa giustamente fa venire un attimino paura, ma vi racconto la mia esperienza personale. Gli stessi trader che mi hanno formata per operare sui mercati finanziari non capiscono un tubo di informatica. Per fare analisi fondamentale, o meglio per poter analizzare dei progetti basati su blockchain, tu non devi avere solo un background finanziario, possibilmente puoi avere un 50% di background finanziario, ma avere anche delle conoscenze informatiche. Di conseguenza qua potrebbero operare sulla blockchain senza andare a toccare ciò che è nativamente blockchain, perché un conto è andarsi a studiare un white paper, un progetto come può essere Ethereum piuttosto che molti altri progetti, un conto è cercare di investire sull'oro. L'oro è quello, cioè i movimenti dell'oro sono sempre stati quelli. Kim Jong-un l'estate scorsa ha fatto passare il razzo sopra il Giappone, oro e anche criptovalute sono schizzate di prezzo. Perché? Perché la risposta del mercato è sempre quella, viene visto come un bene rifugio. Investo su quello su cui investo sempre, lo faccio semplicemente in maniera diversa. Allora appunto che cosa propongono? Propongono dei token che sono coperti al 100% dall'oro che hanno nelle loro, come aziende appunto, che hanno nelle loro riserve. Che cosa ti consentono? Ti consentono di dire, beh, noi abbiamo degli uffici in Europa, in Nord America e in Asia. Adesso non mi ricordo esattamente le città, anche perché poi soprattutto quelle asiatiche si pronunciano quasi tutte uguali. Però ti dicono, nel momento in cui tu magari non devi per forza trasportare oro fisico per portarlo con te, basta che ad esempio tu hai i tuoi token, sei in Europa, ti sposti in Asia, vieni in uno dei nostri uffici, cambi i tuoi token e noi ti diamo l'oro fisico, per dire. Poi loro in realtà appunto propongono tutta un'altra serie di investimenti differenti. Questo qua tra tutti però fa molto gola perché sto Pecunio Gold Coin proprio lo pubblicizzano tantissimo. La sede è a Dubai. Questa è anche una cosa che fa un attimino pensare, perché Dubai sta diventando un po' una sottospecie di Svizzera per quanto riguarda la blockchain, sta facendo molta gola. Il team è composto da persone che comunque non hanno un background per l'appunto basato per l'informatico, comunque un background che viene dalla blockchain o dai cyberpunk degli anni 90. No, stiamo parlando di persone che hanno un background finanziario, tornando al nostro discorso, che vogliono dire, voglio aprire quelli che sono investimenti classici semplicemente servendomi della blockchain. Quindi abbiamo veterani fintech, quindi persone che hanno finanziato molti progetti fintech, e allo stesso tempo hanno un loro stesso fondo di investimento, quindi hanno un fondo di investimento che è finalizzato a appunto finanziare tutta una serie di startup e tutta una serie di vari progetti. Pecunio vuole essere, è costruito su Ethereum, è appunto basato su Ethereum, è una decentralized investment platform, perché poi il fatto che loro propongano un gold backed token lo pompano tanto perché fa gola soprattutto in questo periodo storico cercare di poter investire sull'oro, però allo stesso tempo propongono tutta un'altra gamma di prodotti finanziari tokenizzati, quindi anche questo qua dovrebbe un attimino far ragionare sul fatto che, peraltro anche qui sì, almeno le ultime stime che avevo letto davano già per assodato che probabilmente entro direi i primi 5 anni del 2020 gran parte di quelle che noi conosciamo come azioni, obbligazioni, asset tradizionali verranno tokenizzati. Di conseguenza ci si sta già aprendo a questa forma di investimento. E questo secondo me è un progetto intelligente e soprattutto, come dicevo, fa forma di investimento. Token Estate è un progetto molto 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 interessante, perché vuole fare, c'è un motivo per cui ho citato l'immobiliare nello specifico,
e vuole appunto essere una real estate tokenization e trading platform. Trading platform, l'abbiamo detto, consente appunto un po' come sulla falsariga dell'altra di poter tradare. Adesso non so come si dice tradare perché è proprio brutto come termine, l'abbiamo ereditato dall'inglese, però appunto scambiare, comprare e vendere degli asset grazie alla loro piattaforma, con particolare attenzione al real estate, di conseguenza gli immobili. Basata in Svizzera, quindi questo anche qui, diciamo, Dubai è un po' la nuova Svizzera, ma la Svizzera è comunque la Svizzera. E loro che cosa offrono? Offrono la tokenizzazione come un servizio, il che significa che tu non hai bisogno di dover andare a trovarti un ingegnere, dover andare a trovarti un commercialista, l'avvocato, il cugino dell'avvocato, no, ti danno in un certo senso tutto loro, ti forniscono ovviamente. Se tu vuoi proporre il tuo paniere immobiliare o comunque quelli che sono i tuoi immobili per investire, devi prima diciamo passare una selezione all'ingresso, non è che vanno a accettare Mimì e Cocò, nel senso devi fare un attimino un percorso. Però nel momento in cui svizzeri precisi si accertano che tu non gli vuoi vendere fuffa ma che vuoi tokenizzare qualcosa di serio, ti accompagnano e ti portano per mano in una maniera secondo me molto seria, ti affiancano ad esempio i loro ingegneri, di conseguenza ti aiutano a deployare potremmo dire scrivere i vari smart contract o comunque poter appunto tokenizzare i tuoi asset, allo stesso tempo danno un forte affiancamento finanziario e soprattutto per quanto riguarda le possibili regolamentazioni, perché voi considerate che la Svizzera, facciamo così e siamo in Svizzera, però siamo distanti anni luce per quanto riguarda noi soprattutto, vabbè, in Italia poi è un caso particolare, però in Svizzera hanno già determinate idee, stanno già iniziando a mettere nero su bianco delle cose. Noi presumibilmente aspetteremo l'Europa e poi vi faremo un copia e incolla, però questo è importante perché notiamo che alcuni paesi sono avanti, altri sono indietro, e ci sarà bisogno di comunicare, perché se io ho un immobile in Italia e lo voglio tokenizzare come forma di investimento e vado in Svizzera, poi molto probabilmente mi troverò qualcuno sotto casa che mi dice: ma cosa stiamo facendo, come vogliamo evadere, cosa vogliamo fare? E quelle saranno delle cose che vanno risolte. Loro comunque, adesso c'è il progetto che fa un attimino tremare, che è Tether. Allora, Tether io perché l'ho conosciuto? Perché praticamente stavo facendo trading sulle criptovalute, ero lì che stavo un pochino analizzando il mercato, vado a vedere i volumi appunto è in un certo senso il numero le dimensioni delle compravendite che ci sono state per un asset, no? Volumi bassi significa che nessuno compra, nessuno vende, non se lo fila nessuno, volumi alti significa che è molto venduto e molto comprato. Generalmente che cosa succede? Nelle situazioni di down totale, nelle situazioni di rosse, appunto vedi Tether che fa dei volumi impressionanti, tutti vanno a scambiare le proprie criptovalute in Tether. Perché? Tether è 100% coperto dal dollaro americano, attualmente l'applicazione è dollaro americano ma può essere anche euro e yen, per cui un Tether vale un dollaro. La società che l'ha emessa è legata a Bitfinex, uno dei principali exchange di criptovalute. Vi ricordate, no, che vi ho detto la prova del 9 sono gli audit? Tether ha rifiutato attualmente tutti gli audit, perché fondamentalmente loro dicono: noi vi stiamo proponendo dei token che noi garantiamo avere dei dollari che li rappresentano. Peccato che nessuno ancora ha visto questa roba qui, e questo è abbastanza importante perché, ripeto, la questione degli audit fa tanto per un progetto, rappresenta appunto la serietà di un progetto. Ciò nonostante, Tether fa ancora dei numeri imbarazzanti. Perché fa dei numeri imbarazzanti? Perché è stabile. Nei momenti di downtrend, che io stia investendo in Stella piuttosto che in Ripple, piuttosto che in Ether, Bitcoin, Ontology, chi più ne ha più ne metta, se scende scende per tutti. Se io ho la possibilità di poter cambiare, switchare in qualcosa che è stabile, ho un cuscino. Di conseguenza la cosa divertente è stata: tutti sanno che questa roba qui non ha accettato un audit, non c'è ancora scritto da nessuna parte che questi Tether siano coperti da dollari americani veri. Peccato che ciò nonostante è sempre al terzo posto, comunque secondo posto per quanto riguarda i volumi. Questo fa anche capire il bisogno del mercato, di dire: sì, ok, io voglio investire nelle criptovalute, ma voglio anche avere qualcosa che sia su una blockchain, ma sicuro, che non faccia su e giù. E questo qua è molto importante. Tether secondo me ne è un esempio davvero blando. Poi loro si propongono appunto come una valuta intermedia per facilitare gli scambi di criptovalute, perché in un certo senso anche lì vorrebbero, e soprattutto vogliono fornire anche, penso poi che la loro direzione finale vogliono essere anche delle aziende o comunque chiunque abbia dei depositi importanti, vogliono offrire appunto l'opportunità di poter coprire
poter appunto emettere dei token che siano coperti da queste valute. Ecco, questo qui è uno di quegli esempi che io dico guardatelo, fate attenzione perché secondo me questa roba qui non deve succedere, cioè nel senso non ci sono audit, non ci sono garanzie di alcun tipo.